Eccoci qui, ben ritrovati, buona giornata a tutti. Sono le 8 precise, siete in diretta su Telecolore con Quotidiano Medicina, il nostro approfondimento, il Focus, con Giovanni Paolillo alla regia. Dunque, domenica 20 ottobre, domenica prossima, ricorre la giornata mondiale contro l'osteoporosi, una parola che quasi, come quasi tutte quelle che riguardano la medicina, viene dal greco, da osteon, che significa osso, e poros, che significa varco, passaggio, per indicare proprio l'osso poroso, indebolito. È una patologia legata alla società che invecchia, ma non solo, ed in crescita esponenziale, perché l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fa una previsione spaventosa: entro il 2050 dovrebbero essere 6 milioni e 300 mila le fratture, specie al femore. Una previsione che ci spaventa, ma che ci deve anche spingere all'attenzione e alla prevenzione. E che cosa accade quando c'è l'osteoporosi? Come si manifesta? I sintomi, i segni, le sedi più colpite? Quali sono i fattori di rischio maggiore? Come si diagnostica l'osteoporosi? Sentiamo in questo primo passaggio il dottor Alfonso Forte, medico fisiatra del gruppo Forte e dei centri Cefisa. L'osteoporosi è una condizione patologica che porta ad una diminuzione della qualità e della densità dell'osso. In realtà si ha una perdita proprio di massa ossea, quindi intesa sia come rarefazione. L'osso in realtà ha una struttura composta da un manicotto esterno, che è una struttura corticale, e poi ha delle tramature interne, come si vedono nelle immagini, che è la spongiosa, quindi è la parte interna dell'osso, per cui ha un'architettura molto complessa. Una riduzione, appunto, un assottigliamento di queste trabecole ossee o un assottigliamento della corticale comporta l'osteoporosi. Ecco, quali Quindi sono le sedi più colpite di le sedi più solito? colpite da osteoporosi sono innanzitutto la colonna vertebrale, Sì. l'articolazione dell'anca e il polso. Più che altro queste sono le sedi in cui più spesso si hanno dei fenomeni fratturativi, perché in realtà l'osteoporosi è definita una malattia sociale. In realtà in molti paesi l'osteoporosi addirittura si considera una condizione parafisiologica, cioè nel senso andiamo un po' ai limiti di quella che è la fisiologia dell'osso. Proprio perché l'osteoporosi non è una patologia che dà un'estrema sintomatologia dolorosa, ma quando si manifesta, quindi viene definito molto spesso il killer silenzioso, ruba calcio dall'osso, lo indebolisce e lo rende fragile, e quindi è causa di quelle che si definiscono fratture da fragilità. Quali L'osso sono? in realtà noi lo immaginiamo sempre come una cosa statica, una Sì, struttura. invece no. Invece in realtà Sì. l'osso è una struttura estremamente dinamica. Ecco, i E fattori di rischio quali sono? i fattori di rischio dell'osso sono più che altro legati a fattori ormonali, al fumo di tabacco. In realtà si ricollegano un po' a quello che è lo stile di vita, per cui un basso peso, a differenza di un alto peso, è l'unico, diciamo, parametro che non è in linea con quelle che sono le caratteristiche del rischio cardiovascolare, ma fattori metabolici, fattori ormonali, quindi problemi di tipo tiroideo, problemi di tipo glicemico, quindi il diabete, il fumo di tabacco, l'alcol, l'assenza di movimento, quindi la sedentarietà, una cattiva esposizione alla luce solare, quindi la tendenza all'isolamento, la tendenza a stare in casa, sono tutti fattori di rischio, perché sono tutti fattori che agiscono su quello che è appunto il metabolismo dell'osso. Ecco, c'è anche la genetica, la familiarità, Esiste innanzitutto una come familiarità, credo in tutte le sicuramente, nostre come in malattie. tutte le nostre malattie. Il fattore genetico rappresenta sempre, voglio dire, il principale fattore. Tant'è vero che, diciamo, il 95% di tutte le forme di osteoporosi in realtà sono delle osteoporosi cosiddette primarie, in cui in realtà la causa non è conosciuta, a differenza di quelle secondarie dove c'è ad esempio un deficit, ad esempio, di tipo ormonale, dei problemi alle paratiroidi, ma in realtà nelle forme primarie la causa principale è una causa, diciamo, di tipo familiare genetico. Tant'è vero che nella nostra carta del rischio, perché voglio dire, la carta del rischio rappresenta una sorta di passaporto dell'osteoporosi, la prima domanda che tutti noi specialisti dell'osso poniamo è appunto: in famiglia ci sono state fratture da fragilità, ci sono state fratture osteoporotiche? E quello rappresenta sicuramente il principale fattore da analizzare per poi procedere a quello che può essere un trattamento curativo, o noi molto spesso ci occupiamo
auguriamo, preventivo. Anche le lunghe cure, non so, il cortisone, altri farmaci. Queste sono le cause appunto dell'osteoporosi secondaria. In realtà un dosaggio continuato al di sopra di una certa soglia di cortisone favorisce sicuramente una rarefazione dell'osso. Purtroppo il cortisone va utilizzato in una serie di patologie reumatiche, patologie di tipo autoimmune, patologie infiammatorie croniche, e deve essere usato per curare e per tenere sotto controllo l'infiammazione e quindi la patologia di base. Però il cortisone ha tanti, diciamo, effetti positivi, ma voglio dire, tra gli effetti negativi c'è appunto quello di ridurre, diciamo, la massa ossea, di favorire il riassorbimento del calcio dall'osso e quindi, voglio dire, indebolirlo e renderlo più fragile. Sì. Ecco, come andiamo alla diagnosi? Tra poco dovremo vedere più avanti la macchina per fare la diagnosi dell'osteoporosi, perché c'è un mezzo, uno strumento preciso, diciamo, adeguato. Sì, allora la diagnosi di osteoporosi, dicevo, viene formulata attraverso diversi fattori. Uno di questi fattori è appunto la DEXA, quindi è una mineralometria ossea computerizzata. La DEXA sicuramente rappresenta il, diciamo, gold standard, quindi la principale metodica di tipo radiodiagnostico per, diciamo, inserire il paziente in una diagnosi di osteoporosi. È un semplice apparecchio radiografico, quindi che consta di un lettino. L'esame dura una ventina di minuti, molto semplice, poco invasivo, perché in realtà non è una TAC, assolutamente non è indicato oggi nel 2016 effettuare una TAC per un problema di osteoporosi, ma diciamo la metodica più utile è appunto la DEXA. Utilizza comunque i raggi X e quindi valuta attraverso, voglio dire, valuta appunto l'assorbimento della radiazione e quindi ci dà un termine indiretto su quella che è la densità dell'osso. La DEXA più utilizzata e quella che dovrebbe essere utilizzata sempre è una DEXA che prende in considerazione i due siti principali poi di osteoporosi, che è il collo del femore e la colonna vertebrale. Esistono anche, diciamo, delle DEXA cosiddette total body, ma in realtà voglio dire, la comunità internazionale consiglia principalmente quella sul femore e quella sulla colonna vertebrale, perché è selettiva su quelli che sono i segmenti dove si ha la principale complicanza, perché noi in realtà non trattiamo l'osteoporosi. Noi, voglio dire, i benefici di un'eventuale terapia li valutiamo in termini di riduzione dell'incidenza di fratture da fragilità. Per cui consigliamo sempre di fare questo accertamento, chiaramente nelle donne in postmenopausa, nel senso che sono i soggetti, voglio dire, i soggetti a rischio, diciamo, nel 70% dei casi sono donne, ma è bene sfatare il mito che l'osteoporosi sia legata alla donna. Un 30% dell'osteoporosi è un'osteoporosi maschile, un'osteoporosi senile, quindi sia la donna sia l'uomo sono affette da osteoporosi, non è una prerogativa esclusiva della donna. La donna nella fase postmenopausale, con la caduta appunto del tasso degli estrogeni, ha un minore, diciamo, un rallentamento di quel metabolismo dell'osso, quel sottile equilibrio tra le cellule che si chiamano osteoblasti e osteoclasti, quindi si indebolisce quel sistema metabolico e quindi si indebolisce l'osso. Ma quello stesso sistema metabolico anche nell'uomo, ad esempio per una carenza di quelli che sono gli ormoni maschili, quali il testosterone e tutti, diciamo, i fattori della senescenza, si indebolisce ugualmente. Per cui è bene sia nella donna in postmenopausa, ma anche nell'uomo, l'uomo sedentario, l'uomo, diciamo, poco esposto al sole, agli agenti esterni, sicuramente può essere, diciamo, può essere a rischio di osteoporosi, quindi il fumatore, il figlio di... Ecco, per questo è importante sempre inserire nella valutazione dell'osteoporosi non soltanto, diciamo, l'esame, la DEXA, quindi la densitometria ossea, perché quello ci dà un parametro, che è una densità, ma in realtà ha questo parametro per individuare qual è la cura giusta, perché poi il concetto è individuare la cura per quel singolo paziente, deve essere necessariamente effettuata una carta del rischio dove vanno valutati anche altri fattori. Ecco, tra qualche minuto... Questo è il lettino, ecco, della DEXA. È una indagine MOC. Semplice, non invasiva, per cui non è molto molto semplice ed economico per le persone effettuare questo tipo di esame. Ecco, torniamo in diretta, stiamo rivedendo alcuni passaggi di una recente intervista. Ecco, ma una volta diagnosticata l'osteoporosi,
Quali sono le terapie che dovranno essere sempre associate a sane abitudini alimentari, eliminazione assoluta tassativa del fumo, esposizione moderata al sole, cautele e il guardarsi attorno per evitare, insomma, di cadere anche in casa ed anche la prevenzione attraverso un protocollo di esercizi? Vediamo ancora il dottor Forte in questo ultimo passaggio. Sicuramente, come dicevo, nella fase postmenopausale, la caduta appunto degli estrogeni riduce la densità dell'osso, tant'è vero che molto spesso, voglio dire, nel caso in cui vengono poi iniziate delle terapie ormonali sostitutive, voglio dire, si risolve come effetto secondario, perché molto spesso, voglio dire, la terapia ormonale non si dà soltanto per l'osteoporosi, ma si dà per una serie di altre problematiche. Anche la sola integrazione sostitutiva può essere, diciamo, curativa e preventiva anche in termini di osteoporosi. I farmaci da utilizzare sono davvero tanti, per cui, come dicevo prima, e negli ultimi 10 anni, diciamo, la scelta rispetto al prodotto da utilizzare, voglio dire, si è ampliata con tantissimi nuovi prodotti. Cioè, l'industria farmaceutica ha lavorato davvero tanto. Ci sono state, diciamo, negli ultimi 5 anni anche una serie, diciamo, di problematiche legate ad alcuni dei farmaci nuovi che hanno avuto, voglio dire, poi negli ultimi anni sono stati praticamente ritirati dal commercio e hanno ridotto l'indicazione soltanto ad alcune forme, ma concettualmente si tratta di farmaci antiriassorbitivi, cioè questi farmaci vanno ad inibire quella cellula che, diciamo, scava il calcio dalle ossa, che si chiamano osteoclasti, e altri farmaci invece vanno ad attivare quella cellula che in realtà depone calcio nelle ossa e che si chiamano osteoblasti, per cui si può scegliere se utilizzare l'uno o l'altro a seconda appunto di alcuni parametri che sono poi, entriamo un po' nel tecnico della Ecco, patologia. primo farmaco, prima medicina, non farsi male a casa. La prima medicina È sicuramente quella è la di stare prevenzione, attenti. stare attenti. Come dicevamo prima, si tratta di fratture da fragilità. L'osteoporosi è un, diciamo, killer silenzioso che inizia ad agire nel postmenopausa, nella senescenza, dopo i 65 anni, dove molto spesso, voglio dire, le persone hanno anche altre comorbidità, hanno anche altre patologie, disturbi del movimento, una cattiva visione, la sarcopenia, quindi la riduzione appunto della massa muscolare legata ad un'assenza di esercizio fisico, e quindi molto spesso si va incontro a cadute che nella maggior parte dei casi possono essere domestiche o cadute per strada. Molto spesso il paziente con una frattura da fragilità pensa di essere caduto Sì, per perché è altri. Sì, inciampato, ma esatto. in realtà poi, facendo un'attenta analisi di quella che è la scena del trauma, si accorge che non c'era un gradino, non c'era una buca, l'osso è venuto meno, per cui in realtà si è verificata prima la frattura e poi la caduta. Ecco, e veniamo alla prevenzione, agli esercizi, perché comunque si può fare prevenzione con gli esercizi per i muscoli, insomma. L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia a tutti, in associazione alla terapia farmacologica, due cose: l'esercizio fisico quotidiano e costante e lo stile di vita in termini di alimentazione. Perché noi dobbiamo parlare anche del ruolo del calcio e della Come vitamina no? D, sia come integrazione farmacologica, ma anche come dieta, assunzione quotidiana nella dieta. L'esercizio fisico sicuramente rappresenta il principale elemento su cui ragionare, sia in termini di prevenzione che in termini di cura. Tutti gli studi fatti negli ultimi 30 anni sui farmaci per l'osteoporosi sono fatti sempre in associazione all'esercizio fisico, per cui nei casi gravi si associa l'esercizio al farmaco, ma nei casi lievi, quindi nella cosiddetta osteopenia, quindi nella riduzione lieve di questa massa, di questa densità dell'osso, noi consigliamo soltanto un programma quotidiano di esercizi, ma non c'è bisogno di. La cosa importante è che l'esercizio venga fatto in carico. Perché? Perché la cosa importante è che l'osso, quindi questo metabolismo dell'osso, risente della gravità e del carico. Un osso in scarico, ad esempio, noi sappiamo che gli astronauti che stanno 1 mese, 2, diciamo, in In orbita, quindi in microgravità. assenza di gravità, perdono, diciamo, nel primo mese fino all'1% della propria massa ossea. L'1% della massa ossea per una persona di 50 anni è una cosa abominevole, è una perdita enorme. Quindi questo ci dimostra il ruolo positivo della gravità sull'osso. E quindi l'esercizio che noi consigliamo è un esercizio sempre in carico: camminata,
corsa, esercizi di mobilità articolari, ma anche una semplice camminata, come abbiamo proposto più volte, fatta per 40 minuti, 4-5 volte a settimana all'aria aperta, sì, specialmente se fatta non in palestra ma fatta all'aria aperta, sistema due cose, sistema diciamo l'esposizione ai raggi solari che attivano la produzione di vitamina D e sistema appunto il metabolismo dell'osso, perché un osso messo in carico, ripeto, è un osso sicuramente più sano. E in realtà con l'attività fisica noi facciamo una duplice prevenzione. Noi preveniamo sia l'osteoporosi che la sarcopenia. Sì. La sarcopenia è un altro, diciamo, sì, elemento importante su cui discutere, quindi è la perdita, quello pure è, diciamo, è un killer silente, sì, nel senso, sì, che così come si ha la perdita, diciamo, della qualità dell'osso, si ha anche la perdita della qualità del muscolo. Certo. E siccome, voglio dire, i fattori di rischio per cadute sono gli stessi, quindi per potersi reggere in piedi c'è bisogno dell'osso, che è la struttura, che è l'impalcatura, ma c'è bisogno anche del muscolo che ci sostiene e ci mantiene in movimento. Quindi noi con l'attività fisica favoriamo entrambe le cose, sicuramente miglioriamo l'equilibrio, miglioriamo quella che è la capacità propriocettiva, che è quella capacità che si consente anche proprio di evitare le cadute. Ecco, torniamo in diretta, andiamo verso le conclusioni. Tra queste riflessioni che fanno da cornice a quella che viene definita la malattia silenziosa dell'anziano, tra queste pieghe si fa largo ed emerge una notizia molto interessante per gli anziani, meno anziani, i medici di famiglia, gli specialisti di ortopedia, fisiatria e radiologia, la notizia di BES Test, un acronimo per Bone Elastic Structure Test, un test della struttura elastica dell'osso, uno screening ideato dalla M2 Test, un'azienda italiana, startup di Trieste. BES Test, insomma, a fianco anche alla MOC, che misura la densometria, diciamo la densità dell'osso, è un innovativo, veloce, non invasivo strumento di analisi della qualità dell'osso e del rischio di frattura, che rispetto alle tradizionali diagnostiche punta a validare la qualità della struttura interna del trabecolato, cioè l'impalcatura di sostegno, simulando l'applicazione di carichi su una biopsia virtuale ottenuta a partire da un'immagine radiografica. E andiamo alle conclusioni, come dicevamo, domani sabato e domenica soltanto con Quotidiano Medicina News, come sapete facciamo il riepilogo della settimana, oggi che è venerdì alle 14.40 e domani sabato alle 22.30 in Trend, il settimanale di Telecolore, ed in Quotidiano Medicina domani sabato al solito orario alle 8 del mattino si possono vedere le sintesi dei focus con la ecotossicità marina, i veleni del mare, la faccia cattiva del benessere con la vedete Viviana Izzo, responsabile del laboratorio di farmacinetica e di tossicologia dell'azienda ospedaliera Ruggi di Salerno. Ed a seguire Viaggio del tumore al seno, primo step alla prevenzione e la diagnosi precoce con Flavio Volpe, eccolo qui, direttore dell'unità di chirurgia senologica nella casa di cura Salus di Battipaglia. Sempre nel pacchetto di oggi e di domani, giornata mondiale della vista, prevenzione e diagnosi precoce, cominciando dai più piccoli, più esposti alle tecnologie e dei globalismi, con Lino Guarracino, chirurgo oculista alla Salus di Battipaglia. E lunedì 21 ottobre torniamo in diretta con Pelagus, il progetto televisivo sul mare, la pesca, i pesci, la sostenibilità dell'ambiente marino, pensato e promosso da noi, da Telecolore, da Quotidiano Medicina, dal CRISAP, il centro della regione Campania sulla sicurezza sanitaria del pescato, con il Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli, l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno a Portici, l'Ordine dei Medici Veterinari di Salerno e con Salerno Pesca, azienda salernitana di pesca e di commercio all'ingrosso di prodotti tipici del Mediterraneo, in partnership con la Kingfish for Investment di Portside in Egitto. Lunedì gli strumenti particolari di pesca, la lavorazione e la conservazione delle cosiddette alici di Menaika, acciughe di qualità altissima, dalla carne bianca, tendenti al rosa ed un gusto particolare, la cui cattura si pratica solo nelle acque di Pisciotta, nel mare del Cilento. Un rito mantenuto inalterato da secoli ed un protocollo rigorosissimo prescritto in un decreto per i PAT, i prodotti agroalimentari tradizionali, che sono appunto prodotti della Campania. Lunedì in diretta a Quotidiana Medicina con noi il dottor Fabio Di Nocera, ittiopatologo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, per parlare di questa pesca
particolarissime di questa tecnica che si fa solo nel mare di Pisciotta, davanti nel mare del Cilento, su questo tipo di acciuga di alice, che si chiamano appunto alici di Menaica. Grazie a Giovanni Paolilli, regia, voi da casa, e linea alla rete. Buona giornata.